In un fine settimana caldo sul piano del tifo, dove non sono mancati sfottò e ancor peggio aggressioni a persone e danni alle auto, ci piace sottolineare uno striscione, quello esposto dai tifosi della Fidelisandria nei confronti dei cugini del Barletta, freschi freschi di promozione in Serie D. La squadra biancorossa ha conquistato l'obiettivo meritatamente, battendo un ottimo Martina che si è dovuto arrendere soltanto nei tempi supplementari. E in realtà la forza della squadra di Farina è emersa per tutto il campionato. Il girone A, sicuramente più arduo rispetto al girone B, aveva un'altra concorrente scomoda per la promozione, vale a dire il Corato. Eppure Pignataro e compagni sono sempre riusciti a mantenere le dovute distanze. Poi la finale di Coppa regionale, vinta sempre a scapito del team di Pizzulli, per non parlare del cammino nella fase nazionale che sfocerà sabato a Rieti nella finalissima contro il Salso Maggiore. Insomma, come scritto sulla maglia celebrativa della promozione, di sfida in sfida con la stessa fame di sempre. Messi alle spalle i bagordi della festa, i biancorossi hanno ripreso la preparazione in vista dell'ultimo step stagionale. L'umore è alto e lo stesso Farina ha tenuto a sottolineare dopo la sfida dello Iacovone che vogliono sollevare in cielo un altro trofeo per chiudere al meglio una stagione comunque da incorniciare.